Ben ritrovati, nuova puntata di A Tutto Campo. L'Arezzo trova la quarta vittoria in casa consecutiva, non succedeva dal 2016 e già questa insomma è una notizia. La classifica è corta e quindi insomma si aprono scenari, certo il terreno perso non ritorna, però scenari anche in un campionato mediocre che permette all'Arezzo, nonostante l'handicap iniziale, no, di poter essere lì. Saluto Marco Rosati, collega, benvenuto. Ciao, grazie. E poi Mario Agnelli. In questa veste di tifoso dell'Arezzo, sindaco di Castello Fiorentino ovviamente, ma grande, non manca mai allo stadio, ti guardiamo con la coda dell'occhio e ti troviamo sempre. Allora direi di rivedere la sintesi e poi ne parliamo. L'Arezzo cerca con il Gozzano di allungare la serie utile, cerca la quarta vittoria interna consecutiva, un solo KO per l'Arezzo nelle ultime 9 partite, rientra Foglia dall'inizio e recupera soprattutto Gori, che era in dubbio alla vigilia. Caso, prima serpentina della sua partita, conclusione, pallone fuori. Nel Gozzano dall'inizio gioca l'ex Pozzebon, prova una doppia giocata ancora a Caso, che poi spara però lontano dalla porta di Crispi, portiere 18enne del Gozzano. Cercato Cutolo, che va da solo, rientra dopo aver superato Ugge e poi la conclusione, anche questa che non c'entra la porta, soprattutto deviata probabilmente dal portiere del Gozzano. Poi Rolle manda in porta Pozzebon, un po' defilato, prova lo stesso a concludere. Pericolo dunque creato proprio dall'ex. Insiste l'Arezzo, Corrado, traversone lungo, Belloni, ancora Crespi, poi arriva Cutolo, ancora la conclusione e ancora Crespi. L'Arezzo batte il calcio d'angolo, si accende una mischia, rimpallo tra Belloni e Gori che prova a girarsi, Gori ha cerchiato, conclusione, la palla va sul fondo. Prova a farsi vedere Bruzzaniti. Cerca il pallone dentro, manca la conclusione al volo Tumminelli alla mezz'ora del primo tempo. Gozzano che è venuto a giocarsi la partita in modo aperto. Qui siamo nel secondo tempo, perde un pallone brutto in mezzo al campo. Caso ha servito Belloni, punta Rizzo e poi trova l'angolino. 1 minuto e 24 del secondo tempo. Belloni, Niccolò Belloni, terzo gol in campionato. Ha perso il pallone in mezzo al campo, fedato nel tentativo di cambiare orizzontalmente il campo per Tumminelli. L'Arezzo è ripartito con Caso, la palla è arrivata a Belloni che evita Rizzo e poi trova con questa bellissima conclusione l'angolino alla destra di Crespi. L'Arezzo va in vantaggio, prova il Gozzano a replicare, calcio d'angolo, colpo di testa di Samba e poi calcio in curva. Samba prelevato qualche giorno fa, ingaggiato, tesserato più che altro ex giocatore dell'Auxerre. Attenzione a Cutolo che ha battuto l'angolo, Piu e poi ancora Crespi. Crampi per Luciani, l'Arezzo parte comunque con Cutolo. Cutolo va dentro, Cutolo ancora, conclusione, serie di cambi per tutte e due le squadre. Avete visto Piu, è entrato anche Rolando, anche Ceccarelli con Borghini che fa il terzino. Fedato su di lui, slalom, rientra Fedato, conclusione! Proprio al 90esimo quasi. Pissardo e attento, calcio d'angolo. Ultima punizione al 94esimo, battuta da Guitto dentro l'area di rigore, c'è un tentativo di Torre, poi Pissardo blocca e l'arbitro Michele Del Rio, figlio dell'ex ministro Del Rio, dichiara concluso il confronto. Quarta vittoria consecutiva in casa per l'Arezzo, non succedeva dal 2016. La gara non era facile, no? Aveva detto Marco Di Donato nella conferenza stampa, aveva detto guardate il Gozzano, non guardate i risultati perché le ultime partite comunque aveva fatto bene, verranno a giocarsi la partita e così è stato. Sì, nonostante una partenza con un 5-4-1, però quando attaccavano erano sempre in numero consistente, non è che si sono mai chiusi. Se, per fortuna non hanno delle grosse individualità e allora siamo riusciti, poi nel primo tempo l'Arezzo poteva chiuderla benissimo in vantaggio non solo per una rete ma anche per più, però questo qui è il calcio. Io penso soltanto al colpo di testa di Belloni, poi dopo in conferenza stampa ha detto non è colpa mia, è colpa di mia mamma che mi ha dato 10 centimetri in meno, probabilmente un po' ha ragione, un po' probabilmente anche il fatto di non essere un attaccante puro e non avere avuto l'accortezza di metterlo all'angolino, però insomma l'Arezzo ha fatto ieri una buona partita.
aspettavi, Mario, che, ecco, un po' per il recupero di alcuni giocatori, l'Arezzo riuscisse a cambiare passo, cioè a riprendere un po' quella che è, dovrebbe essere, insomma, la sua storia, il suo percorso? Ma non solo me l'aspettavo, io l'ho anche dichiarato, oggi rimangono testimonianze di quello che si dice anche nei social, quindi io nei social l'ho fatto, mi ricordo di averlo detto e scritto che attenzione a dare giudizi frettolosi su questa squadra, che questo non vuol dire che dopo una vittoria automaticamente dobbiamo usare toni trionfalistici e pensare che il Monza è a due passi. L'Arezzo ha un organico che gli consentirà di fare un buon campionato, ma non certamente un campionato di vertice per guardare tutti dall'alto in basso. Ci sono dei giovani interessanti, probabilmente c'è stato il condizionamento degli infortuni, probabilmente c'è stato anche un adattamento da parte dell'allenatore che comunque, voglio dire, una vecchia conoscenza per Arezzo, ma sicuramente non ancora un allenatore che ha al suo, voglio dire, nel suo bagaglio una grande esperienza. E da quello che modestamente io riesco a vedere, credo che si stia trovando, oltre un coinvolgimento maggiore nei mezzi della squadra, anche una quadratura del tipo di giocatori che possono essere schierati, perché ormai si cominciano a delineare degli equilibri e per cui, anche se non c'è una formazione tipo, credo che la rosa abbia disegnato una sua gerarchia. Ecco, c'è stato forse all'inizio, no, quel tentativo che, un po' per gli infortuni, un po' perché comunque non si è visto che, insomma, non funzionava molto, no, quel modulo con cui Di Donato è arrivato, no, quel 4-2-4 che probabilmente in altri contesti può essere anche valido, in questo contesto qui però effettivamente per il numero di giocatori che aveva l'Arezzo soprattutto in mezzo al campo era un po' complicato da portare avanti. Basterebbe chiederlo a un certo Maurizio Sarri. Io credo che a volte i coinvolgimenti di un allenatore e i convincimenti di un allenatore possano e debbano essere rivisti. Credo che fa parte anche un po' dell'intelligenza, del bagaglio che un allenatore ha nella sua esperienza, di adeguarsi a volte anche alle caratteristiche dei giocatori. Io credo che gli integralisti nel calcio di oggi facciano poca fortuna a tutti i livelli, dalla terza categoria fino alla Serie A. E quindi Di Donato penso che abbia un po' rivisto anche quelli che erano i suoi convincimenti di inizio stagione, con dei risultati che si vedono. Poi si può stare a discutere dei singoli o dei moduli. Diciamo che il calcio alla fine, soprattutto a livelli professionistici, è un insieme di fattori che devono dare un risultato. Se alcuni degli ingredienti non sono al posto giusto, si vedono i risultati, in questo caso negativi, quando si possono addurre assenze, infortuni o moduli sbagliati. Quindi ha ragione Allegri, visto che in questi giorni ha fatto quell'intervista in cui ha detto, no, ci sono un po' troppi scienziati o professori nel calcio, e alla fine il calcio è anche molto più pratico di quello che viene fatto passare. Io credo che Allegri rappresenti sicuramente non il modello del calcio totale, un calcio spettacolare, ma a livello di intelligenza tattica, a livello di capire e leggere una partita, a qualche numero dalla sua, per poterlo dire, Allegri rappresenta uno degli allenatori, oltre che più vincenti, anche più astuti nel panorama del calcio italiano. E a volte credo che l'astuzia superisce anche a tante altre filosofie che spesso cozzano anche con il risultato finale, perché De Coubertin era un grande, però non è che conta solo partecipare nel calcio, conta anche vincere. Marco, sono stati bravi in due secondo me qui, cioè da una parte la società, perché comunque c'era una spinta molto forte a un certo, sì, punto, bastava leggere i commenti quando c'erano le conferenze stampa del mister, no, sui social, che spingevano, no, per il cambio, come quando le cose non vanno bene. Quindi la società lì ha deciso, no, di proseguire su quella strada. Allo stesso modo è stato bravo secondo me Di Donato a tenere lo spogliatoio, perché si sa che i giocatori, no, quando le cose cominciano a andare meno bene, non dico che tentano di fare la camiciola come si dice, ma comunque qualche spiraglia, qualche spiffero, qualcosa succede. Invece hanno ricomposto
in modo quasi ottimale. A quello che posso aver intuito io dalla partecipazione alle poche conferenze stampa alle quali partecipo, perché so, visto il lavoro partecipo soltanto alle conferenze stampa post partita, però in una di queste conferenze stampa Di Donato disse proprio: ecco, noi sapevamo quali erano le problematiche, avevamo bisogno di tempo, e questo è sintomo di conoscenza e di intelligenza da parte della società, che non ha, che sapeva, e come l'allenatore, quali erano le problematiche. C'erano giocatori che erano arrivati negli ultimi giorni, che dovevano assimilare un po' quelle che dovevano essere le istruzioni dell'allenatore, mentre altri erano più avanti con la preparazione, e poi ci sono entrati anche gli infortuni. Poi volevo chiedere a Mario Agnelli una cosa relativamente al modulo. È cambiato il modulo, non sono cambiati gli interpreti, sicché, cioè, più una questione di numeri, no? Un 4-4-2 o un 4-2-4, perché poi alla fine noi abbiamo sempre i soliti Belloni o Rolando o Caso sulle fasce. È soltanto una questione di stare un po' più avanti, un po' più indietro, un po' più coperti, un po' meno coperti, però sono sempre solo numeri. Osservazione corretta. In questo caso, modificando l'ordine dei fattori, il risultato cambia, no? Io credo che questa, che non è una metamorfosi, ma è un'evoluzione, vada ascritta ai meriti un po' di tutti. E vado nell'ordine. In primis, come non dare meriti al direttore generale Ermanno Pieroni e a cascata ovviamente anche al direttore sportivo Testini? La fermezza, la freddezza, la calma olimpica, si potrebbe dire, con la quale in un determinato momento è stato spento anche i fuochi della polemica, eccetera, credo che sia un merito che vada attribuita a questa dirigenza. Poi ovviamente la scelta da parte dell'allenatore, il coinvolgimento da parte dell'allenatore, di essere, il convincimento di essere comunque sulla strada giusta della crescita, e l'adeguamento da parte dei giocatori, di giocatori che sono anche uomini spogliatoio, che onestamente sono stati anche, è stato scelto anche di riconfermarli, e credo che non sia un caso. Questo io mi riferisco in particolare ai vari Luciani, ai vari Foglia, ai vari Cutolo. Sono elementi che all'interno di uno spogliatoio hanno saputo probabilmente guidare anche più giovani, che in un momento come quello di ottobre-settembre potevano anche essere un pochino disorientati. Prendete un giovane di bellissime speranze come la punta, come il nostro centravanti Gori, arriva da un ambiente professionistico come quello della Fiorentina, viene catapultato in provincia, in una squadra di C, le cose non vanno bene, arriva una contestazione, probabilmente anche chi può dare tanto ne risulta condizionato. Quindi è un ambiente che ha saputo maturarsi, che ha comunque la consapevolezza della propria forza, che, ripeto, dovremmo ricordarcela in dei momenti, dei lunedì, che saranno magari meno felici di quello di oggi, perché probabilmente non tutte le giornate potranno significare tre punti. Ma intanto abbiamo acquisito la caratteristica di essere una squadra che in casa si fa rispettare e porta a casa tre punti, che non è poco. È tornata, insomma, la larghezza a cui eravamo abituati ovviamente anche nel passato campionato. Ci fermiamo un secondo e torniamo tra poco. Eccoci tornati. Allora, sentiamo anche Di Donato, il simpatico David Sassarini, allenatore del Gozzano, che ha fatto anche dei complimenti sinceri, si percepiva, complimenti sinceri all'Arezzo. Di Donato li ha fatti a lui. Lui dice però oggi il Gozzano, che secondo me ha fatto un'ottima partita per le sue potenzialità, invece lui non era tanto contento, ha detto: abbiamo fatto meglio la settimana scorsa pur perdendo con Lecco. Veniamo. Stiamo dimostrando che la squadra è in crescita, oggi dobbiamo fare una prestazione importante per venire a campo, perché abbiamo affrontato una delle squadre migliori viste qui, nonostante la classifica dica il contrario. Gozzano è una squadra che gioca a calcio, una squadra che ci ha creato problemi. Questa è stata una partita di primo tempo dove siamo andati a mille, siamo stati bravi a schiacciare il Gozzano, purtroppo non siamo riusciti a far gol. Secondo tempo è stata una partita di sofferenza, quindi i ragazzi hanno saputo soffrire per ottenere quei tre punti per noi fondamentali. Quindi complimenti a loro e complimenti a tutti. Non abbiamo preso gol, siamo stati bravi, siamo stati sempre attenti, siamo stati sempre sul pezzo. Forse non ricordo nessun tiro del Gozzano, nonostante secondo tempo siamo andati un po' in sofferenza, anzi forse le occasioni le abbiamo avute noi.
però ti ripeto, se non facevamo una partita perfetta oggi non veniamo a capo, perché abbiamo affrontato una buona squadra che gioca il calcio. Ecco, notizia positiva numero 3, il Città di Arezzo sta diventando un fortino. Sì, è importante, l'ultimo periodo sta diventando un fortino, ma così deve essere in casa nostra. Adesso dobbiamo cercare di invertire il trend fuori casa. Ecco, la crescita passa anche da vittorie che non sono scontate come questa, cioè saper vincere. No, anche oggi era una partita difficilissima da affrontare, perché uno guarda la classifica e dice: caspita, Gozzano, ci poteva essere un calo di tensione, inconsciamente anche. Invece i ragazzi hanno saputo gestire le loro emozioni, sapendo che era una partita da affrontare come se fosse la prima della classe, e così è stata, altrimenti non ne veniamo a capo. Ecco, una sola sconfitta nelle ultime 10, 4 vittorie di fila in casa, che non succedeva dal 2016, insomma i numeri ora parlano chiaro. La squadra è in crescita, io non avevo dubbi, stiamo lavorando bene, i ragazzi stanno crescendo, adesso dobbiamo invertire solo, dobbiamo fare la vittoria fuori casa, è inutile nasconderci, dobbiamo andare a fare un colpetto fuori. Ecco, diceva il presidente, nel mercato dovremo soprattutto sfoltire, quanto è complicato gestire anche una cosa così ampia? Ma io ho la fortuna di avere ragazzi intelligenti, quindi che non mi stanno creando nessun tipo di problemi, anzi tutti si immolano nella causa, quindi per me è solo positivo lavorare con questi ragazzi, quindi non ho nessun tipo di problemi, poi a gennaio vedremo. Partiamo dai complimenti di Donato, ha detto che il Gozzano è stata una delle migliori squadre che sono viste qui ad Arezzo, effettivamente la squadra ha fatto una bella partita. Ma invece noi, ringrazio il mister e Contraccambio, perché secondo me è un ottimo allenatore, ha un'identità molto precisa e mi piace tantissimo come gioca l'Arezzo, e credo che adesso può capitalizzare tutto il lavoro svolto, perché magari la partenza iniziale non l'ha aiutato, ma l'Arezzo è una squadra importante, una squadra che sta bene, una squadra che corre, una squadra che gioca, geometria, qualità, direzioni di gioco belle, veramente una bella squadra. Noi invece, secondo me, abbiamo fatto, rispetto alle altre partite, un passettino indietro sul coraggio, e siamo stati un pochino, soprattutto nel primo tempo, molto timidi. Siamo venuti un pochino fuori nel secondo tempo, abbiamo creato però meno di quello che solitamente riusciamo a creare, e quindi questo è il rammarico che abbiamo, di essere un pochino più coraggiosi. C'è rammarico anche sul gol preso, perché da un errore di passaggio, no, da affidato, se non sbaglio, tu Minelli, poi è partito il contropiede della Arezzo. Sì, questi sono errori che non ci possiamo permettere. Sono passaggi che in orizzontale non possiamo sbagliare, perché se arriva un intercetto arriva un contropiede di quelli chiari, e poi con giocatori così bravi nell'uno contro uno ti fanno una sterzata, ti fanno gol. Questa è la verità. Siamo stati bravi, secondo me, nel primo tempo, quando sono arrivate le sollecitazioni, ad esserci sempre. Molto che i difensori siamo stati meno bravi in questa situazione, e poi per merito probabilmente dell'Arezzo o poco luci di noi in quello che dobbiamo andare a fare nell'ultimo quarto di campo degli avversari, e questo ci ha un po' condizionato il fatto che abbiamo creato meno situazioni offensive del solito. Ecco, la vostra è una splendida realtà, perché insomma è una realtà di poche migliaia di abitanti che fa la Serie C come se l'Arezzo facesse la Champions. Assolutamente, la nostra Champions è la salvezza, e secondo me abbiamo un pochino meno punti di quanti ne meritiamo, perché per tanti episodi che durante il percorso abbiamo sbagliato e tante situazioni dove in vantaggio abbiamo preso gol al 90esimo, 87esimo, 85esimo, è successo almeno 5-6 volte, e abbiamo sbagliato anche 3 calci di rigore che sono stati decisivi per noi. Quindi la classifica adesso ci manca quell'episodio, che vogliamo andarcela a riprendere, e vogliamo migliorare questa classifica, perché secondo me non ce la meritiamo ora. E allora è un Gozzano che è venuto, dicevamo prima, a giocarsi la partita a viso aperto, nel senso che pressava con 3-4 giocatori nei portatori di palla dell'Arezzo, e quel gol di Pelloni all'inizio del secondo tempo è stato molto importante, perché la gara era, al di là delle occasioni che ha stato bravo il portiere Crespi, però insomma, la gara non si era sbloccata, e quindi si rischiava che diciamo, rimanesse bloccata. Un momento in confusione, però l'Arezzo l'ha sbloccata subito, tra l'altro in uno di quei frangenti della partita che storicamente gli sono meno congeniali, che sono il rientro in campo, dove di solito l'Arezzo subisce, invece ieri è riuscita a fare il gol che poi è valso i 3 punti. Il Gozzano, non scordiamoci una cosa, che ha fatto sempre delle belle prestazioni, anche ha messo in difficoltà il Monza, che se non vado errato è riuscito a vincere, se non nel recupero, proprio negli ultimissimi minuti. Sicché è una squadra quadrata, ben messa in campo, poi certo le individualità fanno la differenza.
L'unica, se vogliamo, ecco, trovare il pelo dell'uovo, come si suol dire, forse l'Arezzo poteva cercare dopo l'1-0, è lì che uno si attendeva, no, magari che l'Arezzo cercasse il raddoppio per evitare poi qualche pericolo che c'è stato comunque, perché c'è stato il tiro di Fedato dalla distanza, l'ultima punizione, non è successo niente, però l'Arezzo quando c'è questi calci piazzati trema, e quindi qualche patema in più, cioè l'Arezzo ha atteso forse troppo dopo il gol. Ma lo spettro di essere raggiunti o peggio, insomma, capita sempre, no? E probabilmente si è notato proprio anche in campo con qualche, diciamo, con qualche leggerezza di troppo, qualche tentennamento di troppo. Sicuramente una lettura tempestiva l'ha data anche l'allenatore facendo dei cambi, perché ha operato dei cambi che non posso definirli determinanti o decisivi, però in determinati momenti della ripresa probabilmente era necessario fare qualcosa, e qualcosa è stato fatto, quindi devo dire che è andata tutto sommato bene. Certo, questa cattiveria per dare a assestare il KO, il colpo del KO manca, ancora manca, e nonostante che abbiamo avuto un Cutolo in queste domeniche in stato di grazia, però magari nella giornata di ieri si è visto che Gori non era nella forma migliore per poter pungere ed essere decisivo. Non a caso, insomma, il gol non è venuto da nessuno dei due. Piuttosto ho visto qualche diciamo individualità in crescita, almeno dal mio osservatorio, dal mio punto di vista, in difesa. E in particolare mi viene, ecco, da citare Borghini, che secondo come, ecco, lo vedo io in campo, è un giocatore che è emerso in questo inizio di campionato, ha acquisito maggior sicurezza e probabilmente un po' di stabilità in più al reparto difensivo. Cioè, è ovvio che poi, come dicevo prima, i vari Corradi, i vari Foglia, eccetera, sono giocatori, i vari, scusate, Corradi, Corrado, sì, Foglia e Luciani sono giocatori che probabilmente anche ai compagni infondono quella tranquillità necessaria. Corrado tra l'altro sta crescendo, è un altro giocatore che, no, è anche meno timido rispetto all'inizio, anche nella proposizione offensiva. Esatto. No? Noi vorremmo che diventassi il Sala dell'anno scorso, ma comunque non è facile come grinta. Sono d'accordo con Borghini quando gioca centrale, che poi nel finale, perché infatti poi Sassarini gli ha messo Fedato da quella parte, che poi Fedato ha passato in Serie A, in Serie B, che non è proprio l'ultimo arrivato, e lì l'ho visto in due volte, nell'uno contro uno, no? Era andato un pochino più in difficoltà, invece quando gioca centrale, insomma, e mentre i tifosi, come sai, punzecchiano molto Baldan, secondo i tifosi, insomma, non dà grandissime garanzie. Ieri è stato giocato bene. Non ha sbagliato un intervento, sicché è una squadra che secondo me sta crescendo, e da qui alla primavera ci divertiremo. Poi dopo a che punto arriviamo in campionato non lo so, però penso che ci possiamo togliere delle buone soddisfazioni. Tra l'altro, in un girone, guardavo proprio questa mattina le classifiche dei tre gironi, il nostro è quello più livellato verso il basso, perché le seconde e le terze hanno 35-38 punti negli altri gironi, nel nostro siamo sui 32. Non vorrei dire, ma sembra un po' un campionato fatto su misura per il Monza, no? Sì, poi dopo c'è anche nel girone C c'è la Regina che ha molti punti di vantaggio. L'unico che è più equilibrato è il girone B con il Vicenza, sennò gli altri due hanno Monza e Regina. Però nel Monza ieri ha esordito Paletta, giocatore che viene dal Milan in Serie A, che insomma, non è un altro livello, cioè, quando Brocchi è arrivato qua sembrava venuto a fare villeggiatura, no? Sì, già da come si muoveva in panchina, no? Nel senso, poi la Rizzo sbagliò tutta la partita lì, perché comunque perdere 4-0 al primo tempo non ci sta comunque, no. Però la superiorità penso che c'è proprio di un altro pianeta. È una squadra che non è di questa categoria, ecco. È falsata. Può essere uno di quei casi che fanno il doppio salto. Cioè, sì, 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 è probabile. Tanto purtroppo dovremmo abituarci che, specialmente insomma, in Serie C, qualche nobile decaduta fuori concorso che farà campionati a sé, se non in tutti e tre i gironi, almeno in qualche girone la troveremo sempre. No? Pensiamo a dove è finito il Bari, il Lecce che è risalito fino alla Serie A, insomma, capita e capiterà, e quindi
ci sono delle annate in cui non merita neanche pensare al primo posto, perché ma è già segnato sulla carta. Questo del Monza sarà un campionato che sarà vinto a febbraio, insomma, ecco. Pubblicità, poi sentiremo l'intervista al presidente La Cava tra un attimo. Eccoci tornati. Allora, abbiamo sentito il presidente La Cava ieri al fischio finale, parla chiaramente della partita, e poi c'è questo riferimento al crowdfunding e anche a lui da solo. Gli abbiamo chiesto quanto può durare. Sentiamo. Con il presidente Giorgio La Cava, l'Arezzo prosegue questa rimonta, la quarta vittoria consecutiva in casa che mancava dal 2016, questa striscia. Ah, ecco, me l'hai detto, e quindi questo mi fa molto piacere. La squadra oggi ha giocato veramente con determinazione. Bella partita, mi sono anche divertito a vederla, anche se poi uno soffre sempre per delle, a volte, stupidaggini che fino alla fine tu devi sempre soffrire, ma questo è il calcio. Io ho visto che questo calcio è dalla Serie A alla seconda categoria, quindi da tutte le parti si soffre. Te l'aspettavi che la squadra, ecco, a un certo punto uscisse fuori? Non poteva essere quella la posizione? Ma assolutamente sì, perché come ti ho detto, no, io non ho mai visto due giocatori che nello stesso giorno gli escono due spalle a un'amichevole. Questo sinceramente mi mancava, e quindi, diciamo, con tutti quegli infortunati anche il mister non poteva veramente creare una squadra come voleva lui. Adesso sembra che c'è veramente una squadra, una quadratura, e quindi sono soddisfatto. Dobbiamo sempre però giocarla sempre così, con determinazione, sennò poi ci blocchiamo e non facciamo nulla. Ecco, l'Arezzo potrebbe ulteriormente migliorare prima della fine dell'anno, è quello che ci si augura. Questo cambia qualcosa anche per gli obiettivi di mercato eventuali? Gli obiettivi nostri di mercato devono essere in uscita più che in entrata, penso, perché sì, sappiamo tutti che rosa abbiamo, quindi adesso mi sembra che questi giocatori stanno dando veramente il massimo, e quindi per me va bene così. Poi adesso vedremo un po' il da farsi. Ecco, c'è stato poi lo sblocco della vicenda crowdfunding. Sì, crowdfunding. Come sì, siamo messi? Crowdfunding, così? Siamo messi che adesso, dopo le varie trattative, che poi ne erano trattative, diciamo, chiarimenti fra me, quindi il mio avvocato e Orgoglio Amaranto, non c'era nessun genere di problemi. Faremo questa assemblea dal notaio e poi diamo via questo crowdfunding, e speriamo veramente di raggiungere l'obiettivo, perché sarebbe per la mia presidenza un lustro mettere a posto le caselle, lo dico sinceramente, quindi speriamo che riusciamo in questo intento. E poi sarebbe anche, insomma, il modo per aiutare, no, anche il presidente, perché credo che lo sforzo sta diventando abbastanza... Lo sforzo diventando è sempre quello, la società è fatta solo da una persona che mette i soldi, cioè io. E questo quanto può durare? Questo quanto può durare non si sa, può durare un anno, due, dieci, cento, mille, e chi ne sa quanto durano le cose. Però ecco, siamo tranquilli. Anche l'altro giorno abbiamo onorato anche un 7-8 giorni prima del 15 dicembre le tasse, mi sembra che c'erano da pagare, e quindi continuiamo tranquilli. La squadra, intanto nel calcio devi avere soddisfazione là, se hai le soddisfazioni là vai avanti, se non ce l'hai là ti fermi. Questo era il presidente La Cava, insomma, dice: da una parte abbiamo pagato, ha detto lui, le tasse in anticipo, sei un commercialista, quindi non so che tasse fossero, sì, ha detto, cioè, le tasse. Se devo, anch'io faccio il commercialista, non so quali ci sono, perché qui tutti i giorni ce n'è una, sì, non è facile capire quali. Comunque il 16 normalmente c'è da pagare i contributi e le imposte sugli stipendi, probabilmente si riferiva a quello. E poi dice, gli abbiamo chiesto appunto quanto dura, quanto potrebbe, perché il crowdfunding è un aiuto, dice, anche per ovviamente la società, per il presidente, quanto può durare questo sforzo solitario, e lui ha detto finché c'è il campo che è così non ci sono problemi, finché c'è questo campo, ha detto, posso durare un giorno, un anno, un mese, ha detto una... Quindi la... Mario, chiaramente diciamo, quando le società di Serie C, lo sappiamo, no? Magari i primi anni va tutto bene, o comunque, però quando magari perdura, che non riesce ad andare magari a fare il salto in Serie B, sono cose comunque, anche, infatti ha detto anche il mercato sarà in uscita, che dobbiamo sfoltire, cioè è una cosa, diciamo, che è esagerata, no? Per quello che è come numero di giocatori, per quelli che sono, insomma, i piani e gli impegni, c'è davvero un impegno grosso qua. Ecco, è difficile poi ipotizzare che senza un aiuto uno possa reggere così per l'eternità, no? Credo che sia fisiologico,
non bisogna avere memoria corta per ricordare da dove è partita questa società e che situazione il presidente La Cava si è accollato. Credo che questo porterebbe inevitabilmente chiunque a un certo logorio. D'altra parte, a fine 2019 non possiamo non notare come si possono imputare difetti organizzativi alla società, nelle varie figure, eccetera. Ma il pubblico che segue l'Arezzo, io sono anni che comunque lo vedo, seguo la squadra, ho sempre seguito fin da bambino, cioè, il pubblico è rimasto sempre quello. E non è vero che è magari in una fase un po' contratta il pubblico perché non siamo nei quartieri più nobili della classifica, perché anche nei momenti in cui l'Arezzo ha fatto risultati importanti è arrivato, voglio dire, a giocarsi come l'anno dei playoff una promozione, la risposta è stata quella che è stata. E soprattutto, diciamo chiaramente per l'ennesima volta, io capisco il mondo, l'indotto orafo, capisco tutto, ma se il presidente La Cava mostrasse qual è i numeri della raccolta pubblicitaria e da dove arriva la raccolta pubblicitaria, io credo che ogni tifoso si dovrebbe rasserenare e capire che probabilmente la nostra dimensione è la Serie C, punto. Di fatto, ancora una volta si assiste a un imprenditore che arriva da fuori Arezzo, che arriva con un entusiasmo importante e che poi questo entusiasmo piano piano si sgonfia. Quindi non possiamo ascrivere tutto questo al presidente di turno che gestisce l'Arezzo o che rileva l'Arezzo. Dobbiamo anche riconoscere che è nelle caratteristiche di questa città un'amministrazione comunale che ha fatto tutto quel che era possibile fare, progetti sullo stadio, progetti sugli impianti sportivi che esistono e che ci sono, ma un uomo da solo al comando non va da nessuna parte, quindi c'è bisogno di un coinvolgimento che a chiacchiere lo diciamo, ma nei fatti poi non si realizza mai. Tu dici basterebbe anche, che so, un aiuto di sponsorizzazioni, cioè non necessariamente uno deve diventare socio, insomma. Io ho visto, Fabio, ho visto recentemente in un quotidiano i fatturati, i primi 10 fatturati di società aretine, no? Sì. È vero che ogni società ha il suo core business e sceglie a chi eventualmente fare pubblicità, a chi sostenere. Però ci sono numeri così importanti in questa città, in questa provincia direi, che sinceramente era lecito pensare qualcosa di più. Poi si passa come una città molto, come dire, unita nel momento in cui bisogna soccorrere il malato che sta per morire. Ecco, non dobbiamo arrivare a quel punto lì per fare le collette. Dobbiamo cercare, secondo me, anche attraverso uno strumento che è importante per veicolare l'immagine di una città, dobbiamo cercare di dare un messaggio sano di stabilità, perché ci sono delle realtà in Italia che hanno dimostrato che si può fare cose egregie anche nel calcio senza strapagare nessuno, però riuscendo a far tornare i conti. Marco. Sì, è che la Serie C è una categoria rimessa. E questo è vero. Assolutamente. E una persona sola al comando non ce la fa. Secondo il mio punto di vista, qui andiamo più sulla parte finanziaria che non dal punto di vista, che non dal punto di vista del tifoso, perché poi il tifoso vorrebbe avere sempre tutto e subito, però non è facile perché è una categoria rimessa e si dovrebbero avere grandi risorse per poter fare programmi a lungo termine e non è facile. E poi io mi ricordo anche, purtroppo ho qualche annetto, che quando anche ad Arezzo c'erano altre realtà che investivano somme importanti nello sport, hanno investito nel ciclismo. Ad Arezzo abbiamo avuto i due più grandi campioni italiani, Moser e Saronni, nello stesso periodo, uno con un'azienda del Valdarno, con la Francuscini, e l'altro con la del Tongo. Ma questo perché? Perché nel ciclismo si sa quanto si investe e si ha un'idea del ritorno che è molto più vicina a quella del calcio. Nel calcio io so quanto investo, ma non so poi dopo alla fine
quanto mi può tornare, perché è molto più aleatorio il risultato. Il ciclismo, io partecipo a quelle classiche, partecipo a quei tour e già posso fare un investimento che ha un suo perché. Il calcio è molto più aleatorio, è molto più difficile da controllare. È inconfutabile quello che dici. Voglio dire, solo che ieri avevamo a che vedere con il Gozzano, che se non ricordo male, certo, sono 6.000 abitanti. Sì. In Serie B gioca regolarmente da anni il Cittadella, che è nell'Interland di Padova. Sì, sì. Imprenditori probabilmente capienti, robusti, mi pare dire sia Gabrielli, non mi ricordo chi. Però la Virtus Entella lo stesso, grazie a un imprenditore robusto. Probabilmente la Serie B è una categoria che ti consente di avere tra diritti e mutualità entrate molto più importanti di quello che sei in Serie C, però per arrivarci una società deve essere assolutamente supportata, organizzata in maniera tale che poi non è che fa un'apparizione in Serie B e l'anno dopo retrocede automaticamente. Se riesce, e tutto questo è riuscito, a piazze meno nobili, meno importanti di Arezzo, voglio dire, un giorno ripotrò vedere l'Arezzo in Serie B, non dico in Serie A che sarebbe troppo, ma un giorno potrò rivedere un campionato di Serie B Arezzo, che ne avrei tanta voglia, senza fare tanti chilometri con la macchina, andare a vedere l'Arezzo in B sarebbe una soddisfazione. Io penso che per la legge dei grandi numeri deve succedere, prima o poi capiterà. Tra l'altro i problemi dell'Arezzo calcistica cominciarono con quella retrocessione, perché vero, i problemi dell'Arezzo, sì, di Mancini, perché ricorderete che furono tenuti anche dei giocatori, ti ricordi, furono tenuti dei giocatori anche, sì, dopo la retrocessione, con dei stipendi che poi dopo 2 o 3 anni furono... La retrocessione poi l'anno dopo si non si arrivò ai playoff, sì, o comunque furono eliminati, sì, 2 o 3 volte di fila, l'ultima Cremona con quella famosa intervista, sì, sì, che facemmo al fischio finale con Ceravolo e Mancini che sembravano continuare, no? E poi successe quello che perché successe. Poi se ci pensiamo, le retrocessioni dalla Serie A alla Serie B non sono così dannose, mentre invece dalla B alla C ecco, quella sarebbe una riforma, cioè chi retrocede, no? Invece dovrebbe avere qualcosa. Chi retrocede spesso scompare. Mi chiedo se il Crawford, visto che è per le caselle, però probabilmente può essere, si vede che comunque il presidente, no, ci tiene molto affinché questo progetto appunto parta. Adesso Orgoglio Amaranto ha dato il sì, no? Visto che non ci sarà la modifica allo statuto, il presidente ha accettato. Può essere questo uno strumento anche per, al di là del tifoso che darà la sua quota, chi vorrà aiutare, eccetera, però può avvicinare anche realtà più grosse. E sì, non solo per le caselle, perché credo che poi comunque può rimanere un aiuto poi per la società, da quello che si è capito almeno. Tra l'altro poi questo crowdfunding ha 2 step, se non ricordo male, uno dovrebbe essere a 250 o 500 mila euro, l'altro a 750. È un progetto che se si guarda quello che è successo a Pordenone, per fare un esempio, dove ci sono stati, la raccolta media era intorno agli 8.000 euro, io ho fatto 2 conti su quanto hanno raccolto, il numero dei sottoscrittori, una raccolta di 8.000 euro significa che ci sono stati, è vero, molti tifosi che hanno fatto la sottoscrizione dei 500 euro, ma ci sono state aziende che hanno dato contributi importanti, lì si è arrivato a oltre 2 milioni di sottoscrizioni. Io spero che poi anche Arezzo si smuova qualcosa, si smuova qualche imprenditore e possa dare un contributo sostanzioso, perché tanto con il contributo dei 250 euro, dei 500 che può dare il singolo tifoso non si fanno grandi, grandi passi. Il crowdfunding funziona se ci sono delle aziende che mettono delle loro risorse, se no ci sarebbero dei numeri troppo grossi per poter fare anche dei numeri piccoli, bisogna essere troppi. Mario, può essere uno strumento questo che attira anche da fuori, non solo da Arezzo? Ma l'ho detto in precedenza, dietro a un progetto serio probabilmente ci sono anche interventi seri. Io penso che le forme di coinvolgimento popolare sanno più di colletta. Mm-hmm. Allora, la beneficenza facciamola alla Caritas, facciamola a chi ne ha bisogno. Credo che di fronte a un progetto
e un piano industriale serio, può anche intervenire un imprenditore o dei più imprese, magari lungimiranti, che intravedono qualche spiraglio, qualche opportunità. Importante, attenzione, è il ruolo di Orgoglio Maranto, che probabilmente però è stato determinante, decisivo nei momenti proprio più cruciali rispetto alla storia e alla fine di una società, all'inizio di un'altra società. In questo momento la parola però, permettetemi, che dovrebbe passare da chi ha mezzi finanziari in mano per poter parlare. Tutto il resto, se no, rischia di essere poesia. Allora, c'è una giornata in conclusione che vogliamo ricordare, no? Per Visciani, c'è già stato a Terni questo momento, no? Proprio qualche giorno fa. Ah sì, ne approfitto volentieri, Fabio, perché sono reduce da un incontro pubblico in cui è stato presentato un libro sul maestro Corrado Visciani, l'inventore del gioco corto, oggi sarebbe il tiki-taka. Esatto. Visciani nella sua carriera ha fatto cose importanti, soprattutto nei suoi metodi, con l'introduzione delle sue, diciamo, anche scelte avveniristiche. Quello che mi ha assolutamente toccato è quanto quest'uomo sia ancora, dopo oltre 40 anni, amato da un'intera città che è Terni per la promozione storica in Serie A, e quanto a considerazione questo allenatore ha avuto nel mondo del calcio, soprattutto dagli addetti ai lavori, perché ricordo che a Castel Fiorentino facciamo regolarmente il Gran Galà dello Sport Città di Castel Fiorentino e conferiamo il premio Visciani. Ho personalmente invitato negli anni dei nomi più o meno noti, penso Lippi, Sacchi, Ancelotti, Castagnier, e quando ho proposto a queste persone, a questi allenatori, il premio Corrado Visciani, sono venuti proprio spontaneamente, non certo per ingaggi robusti da parte dell'organizzazione, perché non c'è assolutamente compenso dietro a questo riconoscimento e a questa presenza, lo hanno fatto per il prestigio e il nome di Corrado. Quindi siamo veramente felici, sabato prossimo alle 17.30, di presentare il libro di Alberto Favilla, Il Maestro, che parlerà di Corrado Visciani. Dove? Sala San Michele, in Palazzo Comunale, alle 17.30. Tu hai detto in un'intervista che hai citato, no, degli allenatori, che Sarri o Conte, chi dovesse vincere lo scudetto, dovrebbero comunque ricordarsi delle loro origini, no? Rettifico l'intervista, lo dovrebbe fare anche chi perde lo anche scudetto. Anche chi perde, esatto. Però, voglio dire, è difficile, perché sono gli allenatori, non sono i direttori generali o coloro che poi pianificano le varie, diciamo, amichevoli e gare extra campionato. Certo, sarebbe bello che da parte di questi due personaggi, insomma, abbiamo visto tutti, Sarri in modo particolare, io ho dei ricordi diretti di Sarri, meno di Conte, però insomma, pensare che entrambi hanno fatto l'allenatore dell'Arezzo potrebbe, che ne so, ispirargli questa, so che gli è già arrivata all'orecchio a tutte e due questa idea malsana, però magari vediamo un po' se... Nello stesso anno una sostituita l'altra. Sì. No, esonerati tutti e due. Esonerati tutti e due. Esonerati tutti e due. Questa è straordinaria. Questa non è solo, uno, come nota la leggenda, che non è leggenda, che Sarri ha saputo, no, dell'esonero dallo schermo dell'autogrill, che era stato esonerato, no? Cioè delle cose leggendarie. Sì, questa è una di quelle cose che da retini bisogna andare orgoglioso. Mi dispiace perché sono stati esonerati, però insomma, oggi come oggi sono i due allenatori più in importanti, più in auge non solo in Italia ma nel panorama europeo. Sapere che sono stati ad Arezzo nello stesso anno e che sono stati esonerati tutti e due, cioè vuol dire che ad Arezzo ci possiamo aspettare molto di più della Serie C. Assolutamente. E abbiamo il palato fine, insomma. Sì, è vero. Diciamo che chi siede su quella panchina, esatto, perché ha avuto loro sono dei due punti di diamante. Sì. Se vediamo tutti gli allenatori che semplici. Oggi sono i semplici stesso, che secondo me è un allenatore che farà parlare di sé in positivo in futuro, spero che vada in una squadra molto vicina a Firenze. Mi piace tanto. Visto che ha allenato il figlino. No. Visto che ha allenato il figlino, a me piace. Negli anni anche se il prossimo anno non ci andrà sicuramente. Ma...
negli anni di Piero Mancini poteva essere anche segnalato Mourinho. Sì. Non era Mourinho. Però Piero Mancini sicuramente in quegli anni ci ha fatto divertire. E noi ricordiamo, durante una trasmissione in diretta in cui si omaggiava Somma, che aveva appena vinto il campionato, lui chiamò in diretta dicendo: fategli una statua Somma, aveva appena vinto il campionato, perché già sapeva, no, che era stato, e ci disse che il nuovo allenatore era Marino, cioè delle cose, col campionato vinto ieri praticamente, annunciò il nome del nuovo allenatore, quindi delle cose fantastiche, irripetibili. Invece Marino non ha avuto una gran carriera, no? E già purtroppo si era visto i motivi per cui non l'avrebbe avuta qua ad Arezzo, al di là del bel gioco e tutto quanto, però poi... Però insomma, poi calca normalmente in Serie A. Però poteva, uno come lui poteva fare sicuramente meglio. Cioè De Zerbi, che ha giocato nel suo Arezzo, che mi piace invece, no, è un calcio insomma effettivamente propositivo. Grazie a Mario Agnelli. Grazie a voi. Grazie a Marco Rosati. Ci vediamo la prossima settimana.